La Francia sceglie fra il centrodestra repubblicano di Nicolas Sarkozy, lanciato anche dai socialisti, e l'estrema destra del Fronte Nazionale, guidato da Marine Le Pen. Urne aperte tra mezz'ora per i ballottaggi delle regionali che chiamano al voto 44 milioni di elettori. Il Front National una settimana fa ha vinto in 6 regioni su 13 e punta ad eleggere il primo governatore della sua storia. E a Parigi è stato trovato l'accordo sul clima dopo anni di negoziati, confermato il fondo da 100 miliardi di dollari per i paesi in via di sviluppo che ridurranno le emissioni di gas serra. C'è l'impegno a mantenere l'aumento medio della temperatura globale entro 1,5 gradi, con verifiche ogni 5 anni dei piani dei singoli paesi. 100 milioni di euro provenienti dal fondo interbancario serviranno per la tutela dei depositi. È il salvagente del governo destinato ai risparmiatori colpiti dal crack delle 4 banche salvate dall'esecutivo. La scelta degli arbitri per la valutazione dei rimborsi la farà Palazzo Chigi con un decreto, ma sarà esclusa la Consob. L'Inter di Mancini cala al poker, 4-0 a Udine, allunga in testa la classifica. Ora i nero-azzurri hanno 4 punti di vantaggio sulla Fiorentina, che stasera scenderà in campo a Torino contro la Juventus. Altra sfida chiave della domenica sarà quella fra Napoli e Roma. Intanto nei sorteggi per gli europei del prossimo anno l'Italia trova nel suo girone il Belgio, la Svezia e l'Irlanda. Le 7:30 in questo momento, una buona giornata dal telegiornale che apriamo andando subito in Francia, dove fra mezz'ora si apriranno le urne per il ballottaggio delle elezioni nelle 13 regioni della Francia e, contrariamente alla settimana scorsa, si annuncia un'affluenza decisamente maggiore, insomma una sorta di richiamo alle urne, non alle armi fortunatamente, perché la posta in ballo è davvero molto molto alta. Per la Francia è il giorno della scelta, quella cioè tra il centrodestra repubblicano di Nicolas Sarkozy e l'estrema destra del Front National guidato da Marine Le Pen. Dopo il primo turno caratterizzato dall'astensionismo e dall'exploit del Front National, la battaglia per i ballottaggi delle regionali si preannuncia serratissima, con i repubblicani lanciati dalla maggioranza socialista per sbarrare l'avanzata delle due Le Pen, Marine e Marriott. E un'affluenza attesa in crescita, vista l'impennata nei commissariati del paese delle richieste di procuration, la delega amministrativa con cui gli elettori lontani da casa autorizzano i familiari a votare al loro posto. In casa socialista, del resto, molti sperano che lo storico accordo strappato ieri dal presidente Hollande alla conferenza ONU sul clima di Le Bourget alle porte di Parigi influenzi positivamente lo scrutinio. Ma la partita resta aperta. In questo secondo turno gli ultimi sondaggi danno per certo il ridimensionamento del successo ottenuto dalla destra profonda, nonostante i militanti del Front National siano mobilitati fino all'ultimo per conquistare ogni singolo voto. Siamo l'unica alternativa credibile, aveva detto alle Figaro l'ex presidente Sarkozy, ma 7 giorni fa i francesi hanno dimostrato di non pensarla esattamente come lui. Il ballottaggio di oggi si trasforma dunque in un referendum pro o contro la Le Pen e le sue idee estreme. In una Francia che, chiamata alle urne esattamente un mese dopo gli attentati di Parigi, sembra pronta ad accoglierle. In questo clima Sarkozy e il suo partito si trasformano nel baluardo a difesa della Repubblica. A Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dove Marine Le Pen aveva stravinto una settimana fa, ora il Front National rischia di rimanere schiacciato dall'appoggio socialista al candidato repubblicano Xavier Bertrand, accreditato di un 53% rispetto al 47% della Le Pen. Più incerto il risultato in Provence-Alpes-Côte d'Azur, dove gli ultimi numeri danno in testa il repubblicano Christian Estrosi, con un vantaggio risicatissimo, 51-49, nei confronti dell'astro nascente del Front National, Marion Maréchal Le Pen. Dalle 8 seggi aperti, 44.600.000 i francesi chiamati al voto, alle 12 e alle 17 i primi dati sull'affluenza, dalle 20 in poi i primi exit poll. E allora noi restiamo in Francia per raccontarvi un po' più nel dettaglio di questo accordo che è stato definito storico sul clima, firmato a Parigi ieri sera. Nella notte, fra l'altro, ha parlato anche il presidente degli Stati Uniti Obama, che ha celebrato questa intesa, perché davvero questa volta, se non ci fosse stato l'intervento decisivo della sua amministrazione, non si sarebbero ottenuti i risultati che si sono poi portati a casa.
È un accordo storico quello votato dai delegati dei 195 paesi. Dopo 13 giorni di negoziati, la bozza è la testimonianza di un'intesa equilibrata e ambiziosa, come l'ha definita il presidente della 21ª conferenza delle parti, Fabius. Obiettivo principale, mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 gradi e con delle verifiche per accertare se le linee guida saranno realmente rispettate. Nella bozza è previsto uno stanziamento di 100 miliardi di dollari da qui al 2020 per i paesi in via di sviluppo ed è presente la norma relativa alla revisione quinquennale dei piani nazionali che mirano al taglio dei gas serra. Questo accordo, ha spiegato Fabius, è necessario per il mondo intero e per ciascuno dei nostri paesi. Aiuterà gli stati insulari a tutelarsi davanti all'avanzare dei mari che minacciano le loro coste. Darà mezzi finanziari all'Africa, sosterrà l'America Latina nella protezione delle sue foreste e appoggerà i produttori di petrolio nella diversificazione della loro produzione energetica. Questo testo sarà al servizio delle grandi cause, sicurezza alimentare e lotta alla povertà. Così, dopo quel lontano 1997, anno di nascita del protocollo di Kyoto, primo accordo internazionale salvaclima, oggi la lotta contro il cambiamento climatico fa un grosso passo in avanti. Giungere all'intesa non è stato facile e fondamentali sono state le partite giocate su 2 tavoli paralleli, a cominciare dagli USA, inquinatori pentiti, come ha detto il presidente Barack Obama, che ha definito enorme questo primo accordo universale per combattere il cambiamento climatico. Quasi tutti i paesi del mondo hanno firmato per l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, grazie alla leadership americana, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Twitter. Ha fatto molto discutere, farà discutere probabilmente anche nei prossimi giorni, la sentenza che ha confermato la condanna a 16 anni ad Alberto Stadi per l'omicidio di Chiara Poggi. Sicuramente ha fatto discutere, visto che se non altro proprio 2 giorni fa in Cassazione ne era stato chiesto invece il rinvio. Dopo 8 anni di vicissitudini processuali è stata la 5ª sezione penale della Corte di Cassazione a scrivere la parola fine sul giallo di Gerlasco, confermata la condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi, l'unico imputato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. 2 ore di camera di consiglio, poi il verdetto della Corte Suprema, che ha respinto sia il ricorso presentato dai legali di Stasi, sia quello della Procura Generale di Milano, che per l'imputato chiedeva una condanna a 30 anni di reclusione, contestando l'aggravante della crudeltà dell'omicidio. Giustizia è stata fatta, sono state le prime parole della signora Rita Preda Poggi, madre di Chiara. La famiglia ha atteso la sentenza nella casa di Gerlasco, diversamente alla difesa di Stasi, che invece attacca, verdetto allucinante, come si fa a mettere in carcere qualcuno quando c'è una sentenza che è completamente illogica. Ieri mattina, poco dopo la sentenza, l'ex studente bocconiano si è costituito in carcere a Bollate, accompagnato dalla madre. Quando ha saputo della condanna non ha detto una parola, secondo quanto riferito dalle persone che erano con lui, ma è scoppiato in lacrime. L'unico imputato in tutti questi anni, più di 8 ne sono passati dal giorno in cui la giovane fu trovata morta nella casa dove viveva con i genitori e il fratello, è stato lui, Alberto Stasi, che all'epoca era il fidanzato, da allora 5 processi e 2 assoluzioni nel 2009 e nel 2011 per mancanza di prove, poi la decisione della Cassazione che nel 2013 dispone un nuovo processo che finisce con la condanna della Corte d'Assise d'Appello. Durante le indagini preliminari e nelle varie fasi di giudizio, il giovane non è stato mai posto in custodia cautelare, per cui ora dovrà scontare per intero la pena. Ad incastrare Stasi sarebbero state le tracce del DNA di Chiara trovate sul pedale della bicicletta con cui l'imputato si sarebbe allontanato dalla casa della fidanzata dopo averla uccisa, ma il movente rimane sconosciuto, secondo i giudici che ipotizzano che la passione del giovane per la pornografia, scoperta da Chiara, sia alla base dell'omicidio. Ma vedremo. Parliamo di banche adesso perché, dicevamo, il governo cerca in qualche modo di aiutare chi è rimasto fregato. Non c'è altro termine che renda davvero l'idea da questi titoli subordinati venduti dalle banche che poi erano fallite e che sono state salvate, anche quelle sempre per decreto. Ci sono delle regole da seguire, alcune le segue anche il governo, per esempio ha deciso che l'arbitrato non lo affida a chi potrebbe essere considerato parte in causa, ovvero la Consob.
Verranno dal fondo interbancario per la tutela dei depositi, quello che in caso di default garantirebbe i correntisti fino a 100.000 euro. Le risorse, 100 milioni, destinate a risarcire gli oltre 10.000 risparmiatori che hanno perso i loro soldi dopo il salvataggio di Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche e Cassa di Risparmio di Ferrara perché avevano investito in obbligazioni subordinate emesse da quegli stessi istituti. Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dal governo. Non si tratterà certo di rimborsi integrali, vi potranno accedere inoltre solo gli investitori persone fisiche e non le società ed ogni caso andrà valutato singolarmente. Sarà infatti un decreto del Ministero dell'Economia a stabilire le modalità di presentazione delle domande, i criteri di quantificazione dei rimborsi e le procedure che potranno essere anche di natura arbitrale. Fino a venerdì sembrava che tra gli eventuali arbitri insieme a banche e consumatori potesse esserci anche la Consob. Già proprio la Consob al centro di polemiche per non aver saputo vigilare su quanto stava accadendo. E lei ad approvare per legge i prospetti informativi degli strumenti di investimento. Certo, i mezzi che ha a disposizione sono mezzi di mercato e quello che per il mercato è già di per sé opaco può sfuggire anche alla Consob, almeno in parte. Ma non c'è dubbio che il suo ruolo sia ora sotto la lente di ingrandimento e infatti ieri mattina fonti del governo hanno dettato la marcia indietro, depennando la Consob dall'elenco dei possibili arbitri perché, hanno fatto sapere, sarebbe paradossale che un player della vicenda possa ergersi a giudice per dirimere questa controversia. Intanto le associazioni dei consumatori che si dicono comunque pronte ad assumere un ruolo negli arbitrati tuonano contro le decisioni dell'esecutivo reclamando per i risparmiatori vittime delle obbligazioni subordinate delle quattro banche un risarcimento integrale. Ed era un po' il convitato di pietra anche Leopolda la vicenda delle banche, se non altro perché ieri finalmente c'è arrivato il ministro Maria Elena Boschi con le accuse che si porta dietro di conflitto di interessi a causa del padre. Come era facilmente prevedibile, l'argomento che sta monopolizzando la Leopolda a Firenze è il caso delle quattro casse di risparmio salvate dal governo, ma con i risparmiatori in rivolta. E al centro dell'attenzione finisce il ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, che arriva all'appuntamento con un giorno di ritardo. «Scusate il ritardo, oggi torno a casa», dice appena prende la parola, e poi aggiunge «Ho letto fantasiose ricostruzioni sul perché del mio ritardo. In realtà ero a Roma a fare il mio lavoro con la legge di stabilità». A fare notizia è la richiesta di dimissione del ministro da parte dello scrittore Roberto Saviano per presunto suo conflitto di interesse. Il padre è stato vicepresidente della Banca Etruria, uno degli istituti per i quali il governo ha evitato il fallimento. La diretta interessata evita di intervenire sul caso e si limita a dire «Purtroppo tutti i problemi di questi giorni hanno ottenuto di non farci più parlare della legge di stabilità». Così della sua difesa si prendono cura gli altri dirigenti del PD. Per il presidente Dem Matteo Orfini, nessuno, nemmeno Saviano, può offendere la nostra comunità solo perché non condividiamo le sue opinioni. Ed Ernesto Carbone accusa lo scrittore di cercare visibilità, con post che forse non sono farina del suo sacco. Il ministro della difesa, Pinotti, è netta, non vedo alcun conflitto di interesse. Ma in difesa di Maria Elena Boschi si schiera anche la minoranza che si riunisce in contemporanea con la Leopolda, ma a Roma. Esagerato chiedere le dimissioni di Boschi, dice Bersani, che pure definisce giusto il ragionamento sul sistema del credito malato. La pensa così anche Gianni Cuperlo, che spiega. Saviano pone una questione seria in termini di principio, che è il conflitto di interessi, ma nel caso specifico mi sembra che giunga a conclusioni francamente esagerate. Per quanto riguarda la contestazione della linea della segreteria, i dissidenti confermano la loro opposizione al cosiddetto Partito della Nazione, con un punto fermo: non ci sarà mai una scissione, e chiedono di essere ascoltati dal Premier, ad iniziare dalla legge di stabilità, ma anche su un altro punto contestato, quello del doppio incarico del segretario e Premier. Torniamo invece adesso a parlare dei due fucilieri di Marina, i due Marò, dei quali, come sapete, uno è ancora al momento in India, l'altro in Italia, ma solo per ragioni di salute. Il nostro Paese ha scelto la strada dell'arbitrato internazionale, alla fine anche l'India sembra essere d'accordo, è un iter lungo che parte con la richiesta intanto rivolta dal nostro governo al Tribunale di permettere il rientro del Marò che si trova al momento in India fino a che per l'appunto tutto il procedimento non sarà completato.
Fate rientrare in Italia Salvatore Girone. La richiesta del governo italiano è rivolta al Tribunale arbitrale, che si è costituito presso la Corte permanente dell'AIA ed è oggi l'organismo competente sul contenzioso internazionale tra Italia e India sulla vicenda dei due fucilieri di Marina, arrestati con l'accusa di aver ucciso due pescatori indiani al largo delle coste del Kerala nel febbraio 2012. L'Italia rivendica il diritto esclusivo all'esercizio della giurisdizione sull'operato dei fucilieri Girone e La Torre, che si trovavano a bordo della nave Enrica Lexi, e l'immunità che il diritto internazionale riconosce ai militari che operano nell'esercizio delle loro funzioni, che nel caso dei due marò era quello di protezione da atti di pirateria. Se la domanda italiana venisse accolta, Salvatore Girone potrebbe far ritorno in Italia e restarvi per tutta la durata della procedura arbitrale in corso. Già una prima richiesta in questo senso era stata respinta dal Tribunale del diritto del mare di Amburgo, che aveva rimandato ogni decisione al Tribunale dell'AIA, che si è appena costituito. Lo stesso Tribunale di Amburgo aveva ordinato la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari a carico dei due fucilieri. Dovrà ora essere fissata una data per la discussione della richiesta italiana, mentre un'altra udienza è già stata fissata il prossimo 13 gennaio, quando scadrà anche il permesso accordato a Massimiliano La Torre di curarsi in Italia. I tempi del tribunale arbitrale per arrivare a una sentenza si preannunciano lunghi, dai 18 ai 24 mesi, e l'Italia chiede dunque ai giudici di riconoscere con procedura d'urgenza i diritti dei due marò italiani prima della soluzione definitiva della controversia. C'è stato un grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri in Puglia, vicino Fasano, alla statale che collega Brindisi con Bari. 5 morti, fra i quali una bimba di 5 anni. È successo che un'autocisterna carica d'olio si è ribaltata, ha sfondato lo spartitraffico ed è finita di traverso sulla carreggiata e ha travolto 3 auto che stavano per l'appunto venendo nella direzione contraria. Come potete immaginare, fra l'altro, per sgomberare la strada sono state necessarie diverse ore di lavoro da parte delle autogru. Adesso però la circolazione è ripresa. Parliamo di sport invece in questo momento, lo sport di Euro 2016, perché sarà un girone impegnativo, però insomma non di quelli impossibili da affrontare, quello che ci toccherà negli europei. Gli azzurri infatti avranno come avversari il Belgio, la Svezia e l'Irlanda. Italy. Il girone di ferro è stato evitato, niente Francia, Germania o Spagna sui primi passi dell'europeo azzurro, ma l'urna di Parigi ha deciso che l'Italia di Conte nel primo atto del prossimo europeo dovrà fare i conti con il Belgio, numero uno del ranking FIFA e candidato alla vittoria finale. Il gruppo E è completato dall'Irlanda e dalla Svezia di Ibrahimovic, quest'ultima qualificata in extremis vincendo lo spareggio con la Danimarca. I belgi hanno chiuso l'anno solare conquistando la prima posizione della classifica mondiale e un mese fa esatto l'amichevole di Bruxelles contro gli azzurri di Conte è finita 3-1, confermando la grande qualità della squadra di Wilmots. L'Italia debutterà proprio contro il Belgio il 13 giugno a Lione. 4 giorni dopo a Tolosa il match che potrebbe decidere le sorti azzurre contro la vecchia conoscenza Ibra. Dal 2004, l'anno del colpo di tacco e del biscotto con la Danimarca, è passato molto tempo, ma l'ex bomber di Juve, Inter e Milan rimane il pericolo pubblico numero uno. Alla seconda fase passano le prime 2 squadre in classifica, ma anche le 4 migliori terze. Gli azzurri chiuderanno il 22 giugno a Lille contro l'Irlanda. Cercheremo di rendere orgogliosi gli italiani, promette Antonio Conte. Sta a lui dimostrare che l'Italia vale più di quanto non dica la classifica FIFA. E a proposito di classifica, invece si gioca il campionato, quindi qualche novità potrebbe esserci. A Udine l'Inter capolista raggiunge la 5ª vittoria lontano da San Siro. Adesso sono le altre a dover rispondere per non alimentare una minifuga dei nerazzurri, più 4 sulla Fiorentina, che ieri sera hanno travolto un avversario in versione Babbo Natale. I regali della squadra di Colantuono mortificano una prestazione alla quale il 4-0 non rende giustizia. I friulani con Di Natale in campo fanno la partita e l'Inter segna, sfruttando anche una difesa rimaneggiata per le squalifiche di Danilo e Felipe. La lunga serie di errori comincia con la leggerezza di Bruno Fernandes, che mette in rampa di lancio Icardi, pronto a timbrare il cartellino dopo una settimana di discussioni intorno alla sua astinenza. Il copione tattico sembra fatto su misura per le potenzialità dell'Inter, che lascia sfogare i bianconeri e poi li artiglia con il cinismo dei grandi. Il suicidio di Domizzi consente a Jovetic di sbloccarsi con un elegante pallonetto. Yo-Yo, dopo la sbornia iniziale, era a secco dal 30 agosto.
Icardi e Jovetic insieme sul tabellino marcatori. Non era mai accaduto. Le rotazioni di Mancini fanno discutere, ma funzionano. Il tecnico ha avuto il coraggio di pronosticare Icardi come il capocannoniere interista e guarda caso Maurito firma la prima doppietta stagionale, nemmeno a dirlo, con l'assist gentilmente donato da Lodi. Fa invece tutto da solo e lo fa in modo speciale Brozovic, che sigilla il poker. I segnali dell'Inter irrompono sul derby del Sud e su Juve-Fiorentina. Il Napoli finora al San Paolo ha battuto tutte le grandi e all'appello manca solo la Roma, che Sarri non considera in crisi e Higuain definisce fortissima. Il Pipita, 14 reti in 15 giornate, potrebbe eguagliare il record di Maradona, segnando per la nona volta consecutiva in casa. Garcia chiede più rispetto perché la sua Roma oggi non è la vittima designata. Partirà a titolare Salah, mentre è stato convocato anche Gervinho. Pesa molto la trasferta a Torino della Fiorentina, il cui successo avrebbe il doppio valore di stoppare la rincorsa della Juve e restare in scia dell'Inter. Nelle dinamiche della classifica si registra l'ascesa del Bologna di Donadoni, che supera il Genoa conquistando 13 punti in 6 gare. Il Palermo vince nettamente la sfida salvezza con il Frosinone e si porta a più 4 sul terzultimo posto. Rinviata per nebbia Sassuolo-Torino con data da definire. Sono le 7.48, stiamo per chiudere il telegiornale, ma prima vi voglio dare un'ultimissima notizia. Ieri avevamo raccontato di questa novità delle elezioni in Arabia Saudita, nella quale finalmente le donne potevano eleggere ed essere elette, dunque votare ed essere votate. Bene, una ce l'ha fatta, siederà in un consiglio comunale in una regione della città santa della Mecca, lo riferisce l'agenzia di stampa saudita. Bene. Complimenti a questa signora così coraggiosa. Adesso invece è davvero il momento di chiudere e di dare la linea a Paolo Sottocorona, dopodiché tocca a Marco Fratini e ai suoi ospiti di Omnibus. Invece Omnibus News ritorna come sempre a partire dalle 6:30 del mattino. A domani.